E rieccoci, sì sì, siamo ancora qui, nella sacra orbita di RKO Radio, dove continuiamo a camminare scalzi, calpestando i frammenti di vetro dello specchio rotto, che sono ancora qui, sul pavimento. Sapete già cosa stiamo provando a realizzare, e se proprio ancora non lo sapete, potete apprenderlo cercando e ascoltando la puntata zero di questo tentativo di podcast. C'è un legame tra i film dei quali decidiamo di parlare? Forse sì, forse no. C'è un legame tra Deep End, la ragazza del bagno pubblico, e La sciamana? Sì, sicuramente. Se dovessimo stilare il programma di una rassegna di film, li metteremmo esattamente uno dopo l'altro e sarebbero proprio i primi due titoli della rassegna. Perché sì, è vero, la guerra dei sessi e il patriarcato, l'identità di genere e il femminismo sono temi forti, necessari e attualissimi, ma per noi è necessario trattarli senza alcun limite e senza alcuna autocensura, come per l'appunto si faceva al cinema tanto 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 tempo fa. La sua attrezzatura morirà in un paio di minuti. Se toglie uno sciamano, ogni cosa, lo sciamano sopravviverà. Eccessivo, viscerale, isterico, sono solo tre dei tanti aggettivi che si possono affibbiare al cinema di Andrzej Żuławski. Sì, sì, un altro polacco. La cosa forse comincia a essere sospetta. Vabbè, non ci sono piani segreti comunque. Żuławski stesso ha definito il cinema, tutto il cinema, non solo il suo, come un bastardo, che ruba da tutte le altre espressioni artistiche. E ha anche affermato, tra l'altro, di amare così tanto il cinema proprio per questa sua natura di gran bastardo. Il film che abbiamo visto e rivisto risale al 1996 e risponde al nome della sciamana. 1996, quindi il regime comunista era crollato da diversi anni, abbastanza da ricordare con nostalgia i finanziamenti statali al cinema. All'epoca si riusciva a girare solo con capitali privati e per attirare gli investitori era obbligatorio produrre commedie idiote, noiose biografie o film che criticassero il passato regime. Insomma, dalla censura politica a quella finanziaria, rafforzata tra l'altro dalla repressione cattolica. Żuławski dovette battere cassa in Francia e Svizzera e il ritmo tarantolato e isterico della sciamana, sia della donna che del film, che poi in realtà sono la stessa cosa. Il ritmo tarantolato, dicevamo, è certo causato ed ispirato, almeno in parte, anche dalle incerte, malsane, traballanti condizioni ambientali in cui versava la Polonia a metà degli anni 90, nella quale tra l'altro Żuławski non lavorava dal 1976. La sciamana inizia con un dito indice femminile che scorre lungo una vetrina colma di pietanze pronte e invitanti, mentre la sua voce commenta ripetutamente, scartando quindi ogni pianto, finché i suoi occhi
non vedono quello che stava cercando. E allora ordina entusiasta: cervello! Poi vabbè, aggiunge anche gelato alla fragola, così, tanto per depistare, elencare. Dito, voce, bocca e lingua appartengono alla protagonista, soprannominata l'italiana. Femmina giovane, bella e irrequieta, con qualche tratto fisico in comune con Beatrice Dahl, la protagonista di Betty Blue. Un ruolo affidato da Żuławski alla 18enne Iwona Petri, alla sua primissima esperienza nel cinema, che però alla fine delle riprese scappò in India dopo aver incassato il suo compenso. La stampa accusò il regista di averla maltrattata, spingendola ad un esaurimento nervoso, di averla picchiata, di averla costretta a girare scene di sesso non simulato e a subire torture psicologiche inenarrabili. Due anni dopo l'uscita del film, la Petri rilasciò un'intervista nella quale dichiarò di essere uscita sconvolta dall'esperienza, di esserne uscita completamente perduta, però disse anche che al momento dell'intervista si sentiva serena, si sentiva arricchita, più aperta verso la vita. E infatti tornò a studiare, oggi, almeno fino a qualche anno fa, era una scrittrice che pare non avesse il minimo interesse a proseguire nella recitazione. In effetti abbiamo trovato il suo nome soltanto in un episodio di una serie TV polacca tipo Dr. House, tra l'altro andato in onda una ventina di anni fa, recentissimo quindi. Comunque, mentre attende il suo cervello impiattato, la sciamana si muove frenetica, scalpita il paziente, pronta a scattare. E infatti scatta, inizia a correre e non finirà più per tutto il film, imprimendo il ritmo del suo passo alla pellicola stessa. Un passo nervoso, irregolare, allergico all'ordine e alla compostezza, che comunque traccia una linea circolare che troverà conclusione e compimento, un nuovo inizio forse, perlomeno simbolico, nel maestoso e orrorifico finale, perché un finale dalle caratteristiche che ha a che fare con l'antropofagia. Varsavia è fredda, Varsavia è vuota, Varsavia è ostile. Esattamente come 15 anni prima in Possession appariva la città di Berlino. L'italiana corre, triblando e schivando tutti i maschi che incrocia, tutti tra l'altro birilli allupati che bramano il suo corpo giovane e sensuale. La sciamana evita mani che si allungano per ghermirla, occhi che la fissano, ghigni bavosi e battutine spinte. Ovunque, per strada, nei treni, nei sotterranei della metropolitana. Ed è questa la dimostrazione lampante della genuina, sottolineo genuina, ossessione di Żuławski per le donne, che non è affatto misoginia. Se il regista polacco infierisce in ogni modo e con la massima crudeltà sui suoi personaggi femminili, lo fa perché ne riconosce l'eterno potere e la superiorità indiscutibile nei confronti dei poveri maschietti, ridotti a figurine viscide e irrecuperabili, proprio come gli ostacoli che l'italiana schiva di continuo durante la sua corsa febbricitante nel bel mezzo di una società patriarcale come quella polacca, che negli anni 90 aveva smarrito i suoi nemici storici e politici e aveva quindi spostato il mirino sul facile sesso femminile, armata a dovere dalla scatenatissima destra cattolica. Ed è il riscaldamento, perché la guerra dei sessi sta per iniziare, e inizia subito con il primo incontro tra l'italiana e l'antropologo.
Michael, un uomo di mezza età affascinante e razionale, che poche ore dopo sarà però ossessionato dalla riesumazione del corpo di uno sciamano praticamente intatto e risalente a 3000 anni addietro. Il corpo è ricoperto di tatuaggi dal significato mistico, il retro del cranio è spaccato e manca una parte del cervello, non a causa di una morte violenta, ma per un antico rito pagano nel quale, dopo la morte, il cranio è aperto per liberare il potente spirito dello sciamano. Michael rompe il protocollo, tocca il corpo, comunica con esso, instaura addirittura, o perlomeno crede di instaurare, un legame psichico con lo sciamano. La mummia quindi gli parla, confidando a Michael di essere morto per mano di una donna, e lo mette anche in guardia, sentenziando che farà la stessa fine. Al primo incontro, Michael è il maschio alfa, arrogante e stupratore. Lei, la vittima inerme, ma dopo qualche minuto, mentre la penetrazione violenta è cominciata e continua, lo sguardo della ragazza smette di comunicare dolore e paura e rivela la realtà, cioè che quella che sta iniziando in quel momento è sì una storia di possessione e sottomissione, certo, ma è lei che possiederà lui. Lui, debole, vittima predestinata e ignara, che cerca in uno sprazzo di disperata lucidità e paura di passare la maledizione a un suo collega, offrendogli invano il corpo della ragazza. Prenditela, scopatela. Oppure insultandola, sei una macchina, pensi solo a mangiare, dormire e scopare. Lui, che ha il volto affermato di uno dei più famosi e pagati attori polacchi, Bogusław Linda, ma non può che scomparire ogni volta che la Petri entra in scena, con la sua febbre erotica ed una interpretazione mozzafiato, che la elevano dal nulla esattamente allo stesso livello delle altre muse di Żuławski, ben più affermate come Isabella Jani e Sophie Marceau. Lei, femmina archetipica, predatrice sessuale, strega, sciamana, demone, divinità. Lei possiede lui. Lui aspirante sciamano, ma in realtà, semplice cosmonauta, come quello della citazione iniziale, destinato quindi a soccombere senza la sua attrezzatura, ovvero senza le sue certezze scientifiche e razionali, messe in crisi dall'ineluttabile attrazione del corpo dell'italiano. Una creatura palesemente ostile ad ogni manifestazione del cristianesimo, mal sopporta le croci, le suore, l'abito talare e fa fatica anche a muoversi in maniera ordinata, emette suoni isterici, versi infantili, esclama, mugugna, bacia appassionatamente una vetrina come se fosse un pene eretto ed enorme, mangia con le mani cibo per gatti, carne cruda, topi finiti nel tritacarne, e i loro incontri sessuali si susseguono e si fanno sempre più avidi, rituali erotici e violenti. I due sono uniti da un filo sottile e indistruttibile, qualcosa di carnale e ancestrale, misterioso ed invisibile, messo in scena da Żuławski con le sembianze di un filo di saliva che resta appeso fra le due bocche durante un bacio umidissimo e animalesco, feroce, oserei dire satanico, dopo che lei gli ha sputato in bocca per poi leccarlo. Non ne ha mai abbastanza, la sua energia è inesauribile ed è sottolineata dalla musica che si sente ogni qualvolta i corpi si avvinghiano e si sfregano. I movimenti del corpo della sciamana durante gli amplessi sono praticamente spasmi fuori controllo, come se fosse in uno stato di trance indotto da un rito voodoo.
e la musica d'accompagnamento a questi momenti è sempre uguale, marziale come un esercito inarrestabile in marcia, una musica cadenzata e pomposa, tribale e travolgente. E gli orgasmi sono per lei benzina sul fuoco, mentre sul volto di Michael ogni eiaculazione lascia un'espressione di estasi religiosa, ma definitiva, che infatti lo annichilisce sempre più, facendolo precipitare man mano nella disperazione. La sua vita cessa di aver senso e nemmeno la mummia ha più risposte per lui. Quello che è, o perlomeno sembra, amour fou, almeno in partenza, si rivela una illusione inesorabilmente fatale, magica e demoniaca, capace di spazzare via ogni morale, ogni residuo di volontà o scelta. L'unica cosa che conta è la soddisfazione della fame atavica della sciamana, che può essere placata in una sola maniera, e questa maniera non prevede assolutamente la sopravvivenza del maschio. Chi cerca di intromettersi tra i due muore di morte violenta. Prima di incontrarsi erano entrambi fidanzati. Dopo, nessuno dei due prova più piacere fisico e attrazione nei confronti dei loro vecchi partner. La compagna di Michael paga con la vita il suo tentativo di emulare la sciamana. In Polonia fu subito soprannominato Ultimo Tango a Varsavia questo film, grazie anche alle voci secondo le quali le scene di sesso fossero reali e non simulate. La critica e il pubblico condannarono la sciamana al fallimento, obbedendo al diktat della Chiesa Cattolica Polacca, potente almeno quanto la censura dello scomparso regime comunista. È colma di rabbia bavosa verso la sciamana, una rabbia giustificata secondo noi, perché noi crediamo che sia sacrosanto farsi dei nemici tramite la realizzazione di un film, soprattutto se questo nemico è la Chiesa Cattolica o qualsiasi altra chiesa. E intanto la sciamana irrompe ovunque, prepotente, seminuda e a gambe aperte. La sciamana disprezza sia la scienza che le religioni organizzate. La sciamana è spietata e farà a pezzi ogni convinzione e ogni dogma, però è buona e concede il suo corpo, ad esempio, ad un imbranato pretendente. Perché? Perché è in grado di riconoscere la sincerità dei suoi sentimenti e premia il ragazzo pur non provando per lui assolutamente nulla. Che altro fa la sciamana? Con la massima naturalezza va a lavorare dentro un'acciaieria, il groviglio rovente di architettura e temperatura infernale per eccellenza. E non è una cosa facilmente prevedibile. Curiosamente, nell'arco di un anno, anche meno di un anno, escono tre film: La Sciamana, Crash di David Cronenberg, Lost Highway di David Lynch. Con Cronenberg addirittura la storia si è ripetuta, perché 15 anni prima Possession si ritrovò vicino nelle sale, molto vicino, a Brood, la covata malefica. E non fu una vicinanza solo cronologica. Tornando all'anno di uscita della Sciamana e ai tre film di cui dicevamo, quindi La Sciamana, Crash e Lost Highway, sono tre film che hanno il corpo al centro del loro discorso. Non i personaggi, non la sceneggiatura, ma il corpo. Il corpo e i limiti che il corpo può raggiungere.
Nel caso di Julavsky, i limiti più estremi permettono di scivolare in un altro re ignoto. Forse magico e mistico, sicuramente libero, almeno a livello di percezione sensoriale. La sceneggiatura della sciamana, in precedenza respinta dalla televisione pubblica polacca, perché giudicata pornografica e oltraggiosa di valori cristiani, che bello. La sceneggiatura, dicevamo, è firmata da Manuela Gretkowska, un'autrice cattolica, tra l'altro, che in patria è da sempre abituata a dare scandalo. Chiudiamo ricordando che pochissimi giorni prima della scarsa e travagliata distribuzione nelle sale polacche di questo film, in Italia usciva il secondo disco dei Marlene Kunz. Che c'entra, direte voi? Poco. Il disco si chiama Il Vile e in quel disco spicca Cenere, un brano incandescente e furioso, sbilenco, isterico, proprio come un incubo erotico di Bataille, sempre idealmente molto presente nelle scene di sesso di Julavsky. Noi pensiamo che Cenere sarebbe stata la colonna sonora perfetta anche per la sciamana. E adesso ce la riascoltiamo. Alla prossima, ciao a tutti.